sono sempre stata molto grata di essere nata in una piccola valle in Toscana, perché amo la natura, la quiete per le strade, il ronzio delle api e poter camminare per strada e salutare tutti. Amo poter vedere le stelle se alzo gli occhi al cielo e sentire l'aria fresca e pulita che entra nei miei polmoni. Qualche anno fa io e mio marito abbiamo lasciato il piccolo paese dove vivevamo per trasferirci in campagna, in un altro paese ma ancora più piccolo. Con il tempo poi ho deciso di lavorare su di me, di capirmi più nel profondo, per combattere quelle paure che mi attanagliavano, la paura del tempo che passa, del non essere riuscita a fare tutto ciò che avrei voluto e del non riuscire a ritrovare un contatto vero con la mia anima. Tutto è iniziato dalla lettura di libri di crescita personale, da come inseguire le proprie passioni, alla meditazione, fino alla legge dell'attrazione e la mindfulness. Tutto questo mi ha profondamente cambiata, mi ha resa più consapevole, più presente, ma soprattutto mi ha insegnato come accettare e affrontare le mie paure. Poi è arrivato il mito della produttività e della perfezione. Riempire le mie giornate di attività che amo, ma che comunque non mi lasciavano neppure un minuto di libertà. YouTube, scrittura, studio, yoga, meditazione, dovevo riuscire a fare tutto ogni giorno, altrimenti la sera mi sarei sentita imperfetta, sbagliata. Ci è voluta un'operazione al cuore per farmi capire che stavo sbagliando tutto. Il 18 febbraio, il giorno dopo il mio 31esimo compleanno, l'ospedale che segue la mia cardiopatia da quando sono nata mi ha chiamata dicendomi che 4 giorni dopo sarei stata ricoverata per un'operazione che da tempo aspettavo di fare. Quindi il 20 febbraio con la mia famiglia sono andata a Bologna per effettuare il tampone, il cui risultato negativo mi avrebbe poi permesso di essere operata il 23 febbraio. È stata un'esperienza davvero intensa. L'operazione è riuscita perfettamente, ma sono stata sola per 15 giorni, senza poter vedere nessuno della mia famiglia. Per la prima settimana sono stata in terapia semi-intensiva, senza potermi muovere a causa di drenaggi e cateteri vari, cercando di gestire il dolore al petto e alle ossa, la solitudine e la mancanza della mia bambina. Alternavo momenti di tranquillità a crisi di pianto che venivano gestite da un personale ospedaliero di una gentilezza e di un'umanità unica, indescrivibile. Senza il loro sostegno, probabilmente sarei impazzita. Una volta tornata a casa, con l'obbligo di riposarmi e pensare solo a riprendere le forze, mi sono resa conto di quanto la mia mente avesse bisogno di quel tipo di pace. Il vuoto, l'assenza di impegni, di orari, di costrizioni, la meraviglia di fare solamente quello di cui il mio corpo e la mia mente avevano bisogno in quel preciso momento. Così mi sono tagliata i capelli, dopo quasi 8 anni, per sancire l'inizio di un cambiamento profondo. Slow living, quello stile di vita che mira alla riappropriazione dei propri ritmi naturali. Ho capito che è bello avere tante passioni, ma che queste non possono riempire ogni secondo della mia giornata. Che a volte ho bisogno di sentirmi libera di perdere tempo, di passeggiare senza meta, di saltare qualche giorno di yoga, di non programmare ogni mia giornata, ma di prenderla un po' come viene. Godendomi anche il tempo con la mia famiglia, senza il pensiero fisso di cosa invece dovrei fare per sentirmi produttiva. Sono tornata a sognare in grande, ma senza fretta.
Il tempo ha un valore immenso ed è la qualità di questo tempo a determinare il nostro benessere e la nostra esistenza. Sentire il mio cuore battere di nuovo con forza ed energia mi ha fatto capire che quello che lo rende davvero vivo è l'assenza di fastidiose regole o schemi da replicare passivamente. Scelgo di seguire ogni giorno i miei valori e creare una vita che possa sentire davvero mia, più lenta, più naturale, per addormentarmi ogni sera ed essere felice della mia bellissima imperfezione.